Bruno Bertelli, giurato italiano nella sezione film del Festival di Cannes, grande star ormai della creatività internazionale, forte dei suoi 11 leoni totalizzati l'anno scorso con Heineken nel Museo del Fumetto, 10 con Heineken, arriva sulla Croisette con un impegno, una responsabilità molto grande, quella di rappresentare appunto l'Italia nella sezione al momento più importante. Certo. Con quale stato d'animo arrivi a questo appuntamento e quali sono i tuoi propositi di giurato nella competizione più importante al mondo per quanto riguarda la pubblicità? Ma guarda, lo stato d'animo ovviamente è quello di grosso entusiasmo. A me Cannes piace molto. Oggi come oggi tutti i film fondamentalmente tu li puoi vedere sul web, no? Non c'è più quella cosa per cui si andava a Cannes e la maggior parte dei film che vedevi in giuria erano nuovi. Ecco. La cosa però che riesci a fare soltanto a Cannes è quello di avere un overview generale, cioè dove sta andando il mercato, qual è la tendenza, e questo lo riesci a fare soltanto in quella settimana lì, quindi sono molto contento anche per quello. Far parte poi di quella giuria col presidente Tony Granger, che è uno dei miei miti, insomma, mi rende ancora più orgoglioso. L'intento poi ovviamente sarà quello di spingere i film italiani per quanto possibile. Ecco. Lo faccio qua, faccio un appello a tutti i direttori creativi delle varie agenzie di mandarmi i film per tempo. Io fra 15 giorni comincerò a votare, quindi insomma mandatemi, chiamatemi, discutiamone. Un tuo giudizio sull'evoluzione della creatività internazionale, soprattutto per quelle che sono le nuove esigenze di comunicazione delle aziende? Sì. Parlo soprattutto della mia categoria dei film. Secondo me la tendenza, dopo anni in cui comunque i film hanno avuto insomma questo non si capiva bene, venivano premiati dei film che erano dei non film dall'anno scorso, in realtà si è ricominciato, no, a votare, a premiare dei film tra virgolette tradizionali, classici. Io vedo il futuro sempre più nella direzione di film di posizionamento, di film di strategia, tipo Puma, tipo Nike. Comunque oggi come oggi le aziende tendono sempre di più a fare film per posizionare il loro brand, no? Li chiamano film manifesto, e poi dopo tutte le altre attività servono per supportare questa promessa, questa filosofia che viene espressa attraverso i film. Quanta importanza le aziende danno ai leoni vinti a Cannes? Penso sempre di più. Penso che i premi contino sempre di più, anche perché i premi comunque dalle varie giurie vengono dati anche in base ai risultati che fanno. Old Spice ha vinto il Grand Prix l'anno scorso rispetto ad altri film che si contendevano lo stesso premio proprio per risultati proprio di numeri che ha avuto. Quindi in realtà insomma è una specie di incrocio. I clienti sono sempre più interessati a creatività che ha successo, le giurie e i premi internazionali premiano i film, le operazioni che hanno dei successi commerciali. Ultima domanda, secondo quali parametri tu valuterai le campagne in concorso? Sicuramente un parametro è l'insight, cioè se ci sono appunto degli insight nuovi, e poi anche come la campagna in questione è riuscita a cambiare un po' il percepito del brand o del prodotto. Cioè, secondo me è molto importante oggi, al di là delle strategie che ci stanno dietro, vedere com'è, no? Come una campagna pubblicitaria, come una comunicazione riesce a cambiare il percepito di un prodotto oppure di un brand. Old Spice l'anno scorso è un caso proprio perfetto in questo senso.